in occasione di un intervento pubblico e racconta, descrive bene la condizione della magistratura in quella parte di Sicilia, della magistratura in particolare, perché insomma fa una disquisizione su quello che è il ruolo della magistratura, addentrandosi anche sulle caratteristiche che servono per una maggiore incisione nel contrasto delle mafie, ma descrive in particolare, ecco, vi lascio anche lo spazio se volete di leggere, se volete lo leggo, l'importanza delle indagini sulla mafia d'Agrigento, il loro intimo collegamento con le indagini al maxi processo di Palermo, identiche caratteristiche, particolarmente recupero di vuoto di indagini protrattisi per lunghi anni, quindi prima denuncia forte, non credo che fosse la prima, forse l'ho fatta anche altre in precedenza, rifiuto di indagini parcellizzate che non consentivano la comprensione del fenomeno. A Palermo si realizza centrando le indagini nelle mani di un unico pool antimafia, ad Agrigento procedendo ad indagini separate, anche se sulla stessa materia, ma mantenendo stretto collegamento con le acquisizioni processuali palermitane, perché il pool antimafia di Palermo rimane il punto di riferimento costante. Ne è riprova, dice Paolo Borsellino, il costante raccordo personale fra gli investigatori, Fabio Salamone. L'utilizzazione, perdonatemi, comune degli stessi testi importanti, Bono Benedetta. E questa è una storia che ci piacerebbe approfondire, magari adesso ne accenniamo anche con il dottor Salamone, Nittina. L'utilizzazione di identico materiale probatorio, in genere intercettazioni ambientali, in un bar, non comprendo bene cosa c'è scritto. Nel bar di Polvioli. Polvioli. Ah, in Canada, esatto. Non citano gli atti del processo. Il tener conto in genere di ciò che nella sede giudiziaria si andava sviluppando ai sensi dell'articolo 165 del codice di procedura penale. Con Agrigento si è riusciti a realizzare un raccordo purtroppo non esistente con altre sedi giudiziarie siciliane: Trapani, Messina, ricordate la provincia Pappa, Catania, e ciò spiega che, oltre ai meriti degli investigatori, il successo delle indagini agrigentine, che è pertanto giusto abbiano trovato il mezzo più adatto con la pubblicazione di questo libro. Ecco, non leggo oltre perché abbiamo già molti elementi. Cosa voleva dire fare il magistrato in Sicilia in quelle condizioni? Beh, in parte io l'ho già accennato della realtà nella quale fino a qualche anno fa, io non mi ricordo che nella sentenza ordinanza di rinvio in giudizio che chiuse il processo alla mafia argentina, iniziai proprio ricordando come c'erano stati soltanto due processi per possibili fatti mafiosi, l'omicidio di Candido Giuni e l'altro pistolario Vestrugge, che peraltro erano fatti assolutamente localizzati e peraltro si erano anche conclusi in modo assolutamente improprio. Quindi ecco, la svolta fu. Io cosa significava? Io immediatamente mi sono trovato a contribuire a questa svolta e a questo cambio. Io ricordo che quando noi avevamo le indagini in corso e quindi facevamo parte la sera, il Palazzo di Giustizia all'epoca era nella strada principale, in cima alla strada principale della città di Atenea, e si scendeva la porta principale, si usciva nella porta laterale, nella piazzetta c'erano osteggiate le porte. Io ricordo che una sera, uscendo intorno alle 8 di sera, mi fermò un collega che svolgeva le funzioni di giudice delegato ai fallimenti e mi disse: ma ancora devo tornare in siciliano, poi faremo la produzione. Ma ancora a casa Asciura. Ehi, cosa vuoi fare? Ma io ogni sera quando passo e vi ho seduto a trovare, penso, stava costando consumando in questo momento. Cioè, l'atteggiamento era quello che lui, il magistrato, quando vedeva che nelle finestre della Procura della Repubblica sotto
e dell'ufficio istruzione sopra erano accese a quell'ora, la cosa a cui pensava era che stavamo consumando, rovinando a qualcuno. Questo era, ecco, forse questo collega, che poi per fortuna ha avuto il buon gusto di lasciare la magistratura, forse questo collega era, voglio sperare, fosse un caso isolato, o comunque più evidente di un modo di pensare che purtroppo non era così. Però il senso di dire certe cose, ma certe cose non ci appartengono, certe cose sono soprattutto poi una valutazione su chi ce lo fa fare, era un modo evidente di svolgere e affrontare quella realtà. Quindi il cambiamento fu radicale e fu un cambiamento che trovò delle grossissime difficoltà. Io devo dire che il cambiamento fu anche a livello comunque di forza di polizia, perché anche lì c'era un atteggiamento più quasi di rifiuto di una realtà e poi una difficoltà e anche una certa ritrosia ad andare a fondo nelle cose. Quindi ci vogliono purtroppo anche delle forze isolate, degli atteggiamenti individuali. Vedo che lei ha immediatamente preso una di queste figure a cui mi stavo riferendo, e poi con un po' cambiava il Palazzo di Giustizia, un po' cambiava la caserma dei Carabinieri, la squadra mobile, questo cambiamento, si riunivano un po' questi nuovi modi di vedere le cose, che è quello che ha detto Borsellino, quello scritto sostanzialmente, e allora ecco che le indagini hanno cominciato ad avere. Io ricordo, devo dirlo questo, perché il processo di Agrigento nacque, io ricordo il numero che portava nel mio ufficio, che era il 1085, ma evidentemente quindi era nato nell'84 come procura della Repubblica, però la vera origine era addirittura nell'82, perché nell'82 ci fu un'irruzione della polizia in una villa, una villetta, dove era in corso un summit di mafia. Che fosse un summit di mafia non soltanto perché tale era stato definito dal confidente che aveva informato il dirigente della mobile, confidente che naturalmente negli anni poi sarà ucciso, ma proprio perché per la particolarità delle persone che erano dentro, per le giustificazioni che furono date al momento in cui furono sorpresi e individualmente sentiti dai poliziotti, era pacifico che era un summit mafioso. Oggi probabilmente se tu intervieni e trovi un summit mafioso, forse hai già la base di partenza adeguata per fare un processo per 416 bis. Allora 416 bis non c'era. E quindi si cominciò, fu iscritto come atti relativi all'epoca questa vicenda, e ci fu una riunione in procura. Io quindi non c'ero, ma mi fu riferito. Una riunione in procura in cui parteciparono il procuratore della Repubblica, chiamato Serafino, era noto come Serafino, cioè quando si mandavano gli esposti alla Repubblica si mandavano o Serafino, perché era una persona così, era un po' lo zio di tutti, quello che andava, aveva un atteggiamento. Poi c'era un collega, un anziano, che aveva lui l'unica cosa a cui teneva è che nei processi in assise dovesse andare lui perché era l'anziano. E poi era per carità, pace della sua, perché è morto, non è morto naturale, era un burocrate. Poi c'era un altro collega che poi invece lui partecipò alla discussione del procedimento, e cosa arriva? Non c'erano gli strumenti, ma si colse che quella era la cosa importante. Tanto è vero che in questa riunione Livatino disse, toccava a questo collega anziano di cui ho detto teoricamente come
per il tuo. Ma io ti disse no, lo prendo io perché voi siete tutti sposati, quindi io sono l'unico gelibe, quindi se succede qualcosa succede. Ecco, questo bisogna rientrare nel. Però questa indagine, quegli strumenti dell'epoca con era così, lui cominciò a fare tutta un'attività di raccolta di elementi storici su queste varie persone per cercare di raggiungere un quadro che potesse portare a qualcos'altro. Poi però ci fu un fatto importantissimo, ci fu che fu ucciso il capo della provincia, il capo mafia della provincia di Reggio, che era Carmelo Colletti, fu ucciso a Ribera nel suo magazzino di autoricambi, quello che il presidente della provincia, quando lo chiamava al telefono, diceva cosa fai o come va oggi Don Carmelino sul suo trono. Il trono era questo capozzino, però dato che lui comandava tutta la provincia di Agrigento a livello mafioso, e dove peraltro lui era uno dei componenti della commissione regionale. Ammazzano Carmelino Colletti. E allora ecco che le individualità, quest'uomo che vedete raffigurato lì, il maresciallo Giuliano Mazzelli, era toscano, ma era andato in Sicilia a 18 anni a fare il carabiniere, da lì era poi diventato ufficiale maresciallo. Era famoso Mazzelli perché camminava disarmato, era famoso perché aveva una volta che è stato uno con un ombrello, perché aveva un dito fino a Michele quando era in servizio a Sant'Anima. Mazzelli, quando c'erano tutti gli omicidi di mafia, era, nonostante fosse del capo della squadra degli investigatori dei carabinieri, non si fermava sul posto per raccogliere indizi, bossoli, a vedere se qualcuno aveva visto qualcosa, perché nessuno aveva mai visto nulla, a vedere se qualcuno aveva sentito qualcosa, però tutti avevano sentito dei mortaretti, tipo quelli di Carnavale. Cioè. Lui se ne andava, prendeva la sua macchina, la famosa Ritmo Verde, famosa come la fiesta Amaranto di mattino sulla quale poi venne ucciso il 4 aprile del 92, e andava per parte di campagna, per parte del Marnari, cioè come si la Marnari dove c'è, dove si allevano gli animali, e andava a parlare col pastore, andava a parlare col contadino, perché sapeva perfettamente che quelli erano personaggi intranei. E andava lì, si mangiava magari la ricotta insieme, cominciava a parlare senza dire che c'era stato l'omicidio di Don Lillo, Don Totò, Giuseppe, ma cercando di portare il discorso per capire da dove cosa poteva essere. Quando ammazzano Carmelo Colletti, lui fa la stessa cosa, ma questa volta se aveva pure una notizia. Aveva notizia che, perché tra l'altro era una notizia abbastanza nota un po' nell'ambiente, perché non le faceva mistero Colletti di avere un amante. Tale Bono Benedetta. Lui, Guazzelli, va a casa di Bono Benedetta, non gli dice che Don Carmelino Colletti era stato assassinato, però gli fa capire che era stato fermato e che c'erano indagini pesanti, che si stavano raccogliendo degli elementi, che probabilmente anche lui poteva fare delle commissioni. La Bono Benedetta, che era una sempliciola, una persona molto estroversa, si mise a raccontare tutto. Don Carmelo Colletti aveva intessuto il suo potere mafioso sempre portandosi dietro o parlando con Bono Benedetta. Poi quando poi la interrogai io, eccetera, dopo, quando, anni dopo, perché nell'83, quindi nell'85, nell'83, mise a verbale una sessantina, settantina di circostanze, tutte fondamentali sulla capacità mafiosa di Colletti e sui rapporti con i massimi esponenti della politica, dell'imprenditoria, della. Furono fatti gli scontri, furono praticamente quasi tutti riscontrati. Bono Benedetta è stato un caposaldo del processo alla mafia reggentina. Credo che abbia, all'epoca ovviamente non aveva né scorta né null'altro. È chiaro che avendo parlato, come spesso accade, non sempre per carità, purtroppo abbiamo anche esempi contrari, ma ti crei quasi una sorta di. Cioè, a volte parlare ti difende di più che il montaggio di nasconderti. Nel caso di Bono Benedetta così è stato, però ha fatto una fine miserevole,
perché all'epoca non c'erano protezioni, non c'erano sussidi, è finita anche a fare la prostituta e vi assicuro che poi non fosse questa grande, aveva quattro figli, aveva lasciato il marito per toccarmi, ha fatto una fine, io poi non so più perché, fino a quando il suo periodo di benessere fu quando si era poi, perché viveva nella zona di Massara, quando Paolo Borsellino andò a fare il procuratore della Repubblica di Massara. Borsellino ovviamente sapeva chi era Paolo, non me l'ha detto, anche perché come gli atti nostri confluivano a Palermo, i due principali, che sono due che sono segnati per lì in questo punto di Paolo Borsellino, furono le dichiarazioni di Paolo Benedetta e le famose intercettazioni del bar di Mondrio, che erano state seppellite a tutti i livelli dallo Stato, quando si parlava in chiaro dei ruoli delle persone e ruoli, attribuendo Tizio e capo alla famiglia di là, Caio il capo del sottocomandamento di là, quello a capo della cupola, si descrivevano tutte cose in queste intercettazioni, non c'era più bisogno di perprimersi su cosa significasse il tempo delle mafie, perché era assolutamente descritto in quelle che i canaesi, seppure probabilmente un po' forse più lontani da noi rispetto a certe cose, avevano intuito essere un vero e proprio trattato sull'attuale situazione di cosa nostra della mafia siciliana, l'avevano trasmesso ovviamente al Ministero degli Interni italiano, e da lì a pioggia è andato a Palermo, da Palermo a Agrigento, cassetto al Ministero, cassetto a Palermo, cassetto Agrigento, fino a quando un giovane commissario della squadra mobile di Agrigento, tale Rino Germanelli, lo trova durante il corso di questa indagine di cui noi ci eravamo fatti carico, ci porta questo documento. E evidentemente, trasalendo nel leggere quello che c'era scritto, ebbe un ruolo fondamentale, perché era una conferma anteriore e assolutamente proveniente dall'interno di quello che erano state le dichiarazioni di uscita. L'uscita aveva parlato di una struttura mafiosa, le famiglie, comandamenti, popoli, eccetera. In quelle intercettazioni si parlava ampiamente di questa struttura della mafia, dando anche i nomi, con particolare riferimento alla provincia di Agrigento, devo dire, rispetto ai tanti. Ecco, questo io mi sono perso, che mi perdo, eravamo partiti pensando al ruolo al metodo, diciamo, i compagni di viaggio in questo contrasto, quindi le forze di polizia innanzitutto, una legislazione che all'epoca non c'era, la legge sui testimoni di giustizia è di qualche settimana fa, fino ad allora mi pare che i testimoni di giustizia fossero trattati quasi al pari dei collaboratori di giustizia in un certo senso, nel senso che non c'era distinzione tra chi aveva commesso un reato e poi rendeva dichiarazioni su quei fatti e su altri, e chi invece non aveva commesso nessun reato ed era semplice testimone di giustizia può andare assolutamente, in un'epoca in cui non c'erano queste definizioni, è un testimone più. Dice Mario Mussotto, di questa donna il tempo ne ha dimenticato la storia, conclusi i processi tutti si dimenticarono di Nettina, rimase nel suo silenzio, nella sua solitudine, tra mille stenti. Dopo la morte di Colletti, a stento riusciva a vivere, fu costretto a prostituirsi per riuscire ad andare avanti e poter tirare su i quattro figli. Oltre ai boss e agli uomini di mafia, ma l'affare conobbe anche uomini che gli segnarono la vita, uomini come Giovanni Falcone, il giudice Fabio Salamone, soprattutto Paolo Borsellino, che definisce un gentiluomo, i giornalisti Enrico De Aglio e Franco Castaldo, ai quali confida un sogno, quello di affidare a un libro la sua storia. Aveva scelto anche il titolo, Nulla di cui pentirmi però. Benedetta Bono ha dato un contributo fondamentale alla lotta alla mafia, è stata una delle prime pagine dei quotidiani, poi il silenzio, di Nettina non si ricorda più nessuno, dimenticata, affidata all'indifferenza e al suo destino. Oggi vive facendo la spola tra Campobello di Mazzara, in provincia di Trapani, e Monte Lepre, in un piccolo centro della provincia di Palermo, vive in silenzio e senza memoria.
Ogni siciliano dovrebbe ricordarsi di lei, della donna coraggio che decise di svelare i segreti che custodiva, di svelare nomi e circostanze. Da quel 30 luglio dell'83 la sua vita cambiò per sempre, una vita di stenti e di sofferenze, ma con una grande ricchezza, l'onestà e la dignità che l'hanno resa una donna ricca nell'animo e nella coscienza, e con nulla di cui pentirsi. Questo Mario Rousseau. Oltre che i testimoni da Benedetta Bono, tornando per un attimo ancora sulla vicenda di Rosario Livatino, le condanne all'ergastolo, almeno per la parte relativa agli esecutori materiali dell'omicidio, sono state rese possibili anche dalla testimonianza di un bergamasco che si trovava per strada su quella statale, sulla 640, Pietronava, che rese immediatamente le dichiarazioni alla polizia giudiziaria e consentì poi la cattura degli esecutori materiali. Due. Amico. E Pizzanga. Faccio. Tiziana legge un brano riguardante la testimonianza di Pietro Nava. Emanuele, scusami. Era il 21 settembre 1990, sulla strada statale 640, Canicattia Agrigento, una moto con targa coperta superò a sinistra l'auto di un noto direttore commerciale che da Bergamo lavorava da tempo in Sicilia e che a distanza di tempo disse: ho avuto la sensazione che stesse capitando qualcosa. Fu così che Pietro Ivano Nava divenne il super testimone che ha permesso agli inquirenti di catturare i killer. La sua voce ha raccontato quegli attimi e come gli hanno cambiato la vita. Una narrazione fatta davanti alla Commissione parlamentare antimafia che dice molto del suo essere un testimone di giustizia, che diversamente dal collaboratore di giustizia non ha fatto parte di un'associazione criminale ma la denuncia. Soprattutto all'inizio degli anni 90, quando la mafia delle stragi batteva tutti i giorni le strade della Sicilia e lo Stato non prevedeva nessuna protezione per figure come Nava. La storia di Nava, 68 anni oggi, 40 ai tempi della denuncia, è semplice e quasi disarmante. Io sono passato dalla strada a scorrimento veloce, stavo andando piano perché avevo una gomma forata. Me l'avevano rigonfiata, ero stanco, non mi ero fermato da un gommista lungo la strada tra Enna e Villaggio Mosè. Ho fatto una curva, un rettilineo e ho visto quello che voi sapete. La memoria fotografica, dice, gli ha fatto ricordare tutti i gesti dei sicari e la dinamica dei fatti. Riconobbi la moto, la macchina. Poi nelle indagini, il giorno stesso, trovarono tutto bruciato nelle campagne di Favara. Dopo aver assistito a quegli attimi, Nava andò dalla polizia. Terminata la testimonianza, si rivolse così agli agenti: avete il numero di telefono, il documento, sapete dove sono, prendo le chiavi della mia macchina, quando avete bisogno di me mi cercate. Perché io ho da fare, devo andare a lavorare, ho un impegno per pranzo a Sciacca. Ma l'ispettore gli ordinò: dove credi di andare? Non ti puoi più muovere. Da quel momento Nava iniziò a vivere un'altra vita. Nastro riavvolto, identità diversa e carriera che doveva ripartire da zero. Perché ho fatto questa scelta? Semplice. Io ho avuto una famiglia che mi ha insegnato che devi avere senso di responsabilità, che quando tocca a te, tocca a te. Non puoi alzarti la mattina, andarti a fare la barba e dirti le bugie. La persona ammazzata era un giudice, ma se fosse stato un pastore sarebbe stato uguale.
Il processo, le condanne, abbiamo detto, il contesto, la guerra tra gli istitari, la guerra interna a Cosa Nostra, le lotte di potere tra gli uni e gli altri, la sentenza ha dato alcune indicazioni, poi c'è una parte della sentenza della Cassazione del 2001 che però lascia un'ombra nel momento in cui dà un giudizio, almeno così riferiscono le cronache, chiedevo anche la sua opinione su questo. Due in sostanza le tesi accusatorie sulle quali si snoda l'intera vicenda. Da una parte si ipotizza che l'esecuzione sia frutto di una vendetta contro il giovane magistrato che avrebbe avuto mano pesante nei confronti di alcuni esponenti della stinta, la cosca avversa a Cosa Nostra. Dall'altra parte c'è la tesi che fa riferimento a una possibile contiguità del giudice Olivatino con un esponente di Cosa Nostra che abitava nello stesso palazzo del giudice. Questa è l'ombra che lascia l'ipotesi accusatoria, comunque lo sviluppo probabilmente del processo. Allora, io su questo punto è chiaro di certezze, ci sono state le sentenze, hanno individuato gli esecutori materiali e hanno individuato i mandanti, se poi siano i mandanti finali o iniziali, questo è rimasta uno. Sono stati dalla sentenza, ma certamente in chi ha vissuto quella realtà non lo rimane. Io all'inizio, quando ho parlato, ho detto che Rosario Livatino è stato vittima di una serie di situazioni che lo rendono questo fatto diverso dagli altri per una serie di peculiarità. Prima di dimenticarlo voglio dire che probabilmente quello che è accaduto a Rosario è stato determinante dopo in una modifica normativa che impedisce al pubblico ministero di andare a fare il giudice nella stessa sede in cui ha svolto le funzioni e anche viceversa, ma anche se sul viceversa io ci vedo poca necessità. Quando Rosario verso la fine dell'89 decise di passare al tribunale, io, altri colleghi, Roberto Saieva, lo consigliamo di fare questo passaggio, perché ritenevamo, senza che fosse all'epoca una norma, ritenevamo che questa abitudine, perché era un'abitudine all'epoca di fare questo tipo di passaggio, fosse sbagliata. Perché chi già si è esposto con una veste accusatoria in un territorio, nello stesso territorio e magari nei confronti delle stesse persone nei cui confronti ha sostenuto l'accusa, non può il giorno dopo diventare giudice e giudicare sulle accuse che magari all'origine erano state mosse da lui o dal suo ufficio. Era una cosa sbagliata e secondo me questa cosa, un'incidenza minima, ma incidenza l'ha avuta. Spiegare questo omicidio, dobbiamo andare un attimo a quell'epoca. A quell'epoca c'era in corso un terrificante scontro all'interno di Cosa Nostra. Erano arrivati i corleonesi. I corleonesi, che avevano completamente modificato il modo di porsi dell'associazione mafiosa di fronte a certo tipo di situazioni, anche con riferimento agli affari da trattare, i corleonesi avevano preso il potere in sede centrale, chiamiamolo così, e tentavano di prenderlo in tutte le province, in tutti i luoghi comuni dove fosse insediata una famiglia. E dovevano quindi togliere il potere, il ruolo di comando ai vecchi mafiosi. Vecchi mafiosi non è che fossero più buoni, ma avevano dei modi diversi di posti e quindi
tentavano di difendere questo loro potere, questo loro...